Assessore Quaresimale, la Regione ha stanziato finanziamenti importanti per supportare i caregiver, cioè quelle persone che si occupano dei disabili, ma non solo. Sì, è un'iniziativa che ho voluto fortemente. Ai primi 2 milioni abbiamo aggiunto un'ulteriore somma di 500 mila euro perché il primo importo non riusciva ad esaudire tutte le domande pervenute. Sicuramente con 500 mila euro ci permetterà di scorrere la graduatoria e quindi di finanziare altre persone. È sicuramente una misura molto importante che ho voluto fortemente. Perché molte persone hanno bisogno di assistenza e spesso questa assistenza lo fa il congiunto che dovendo assistere una persona disabile non ha più possibilità di lavorare e quindi è giusto riconoscere loro un indennizzo economico affinché possano svolgere questa attività che appunto è di servizio alla persona disabile. Anche perché ricordiamo che sono proprio appunto i familiari e i congiunti a fare, come dire, da tessuto sociale di supporto laddove appunto non arrivano le istituzioni, quindi voi volete dimostrare vicinanza a loro? Vicinanza a loro e soprattutto cerchiamo di incentivare questa cosa perché il legame affettivo è di fondamentale importanza per un disabile, tant'è che questa iniziativa l'abbiamo prevista anche nel nuovo piano sociale che da qualche settimana è stato approvato e quindi sicuramente ci permetterà di mettere in campo ulteriori misure anche per quanto riguarda la vita indipendente e soprattutto il dopo di noi, ovvero quelle misure che garantiscono e tutelano il disabile anche quando vengono meno le persone care alla persona stessa.